Buonasera, sono con gli ospiti della sesta puntata di Buglie Pupe, vecchie conoscenze del nostro programma, Andrea Pulli, Giuditta Manganoni, Laura Agnetti, Rita Ballerina, buonasera. Ciao Marco. Giuditta mi raccontava, ma perché a me non hai fatto le domande della hot seat, le domande piccanti? Giuditta, perché volevi queste domande piccanti? Boh, chi lo sa, perché mi vengono fuori delle risposte che rimango anch'io lì un po' così disorientata. Per esempio, i film porno che Andrea guarda prima di venire a Buglie Pupe, tu li guardi oppure no? No, prima di venire qua no, però... Magari dopo, suggerisce Andrea. C'è sempre da imparare, no? C'è sempre da imparare, vero? Andrea, tu cosa hai imparato dal film che hai visto prima di venire qua? Ma io dai film imparo tantissimo, il problema è che poi non riesco a metterli in pratica perché... Mannaggia. Laura, tu che sei una poetessa e conosci l'animo delle persone molto bene, no? Anche Andrea lo è. Però come mai Andrea non riesce a mettere in pratica? Esatto, è troppo serio. No, secondo me troverà, non deve disperarsi. Mai deve disperarsi. Anche mia nonna dice sempre così. Anche la nonna. E dentro di me vive un animo da nonna. Un animo da nonna, potrebbe essere. Evidentemente altro che poetico da nonna. No, è vero. Ma Rita, invece tu le domande le hai ricevute? Io gli ho detto che prima c'erano le verdure, lui aveva capito un'altra cosa, ma tu mentre mangi le guardi le verdure ti vengono le idee, no? Che le devi usare. Rita, ma che idee ti vengono quando mangi le verdure, scusa? Tante idee, però, cioè, rimane nel pensiero, non da utilizzare. È difficile stare nel pensiero. Lei ha un buon rapporto con le banane. Rita, hai un buon rapporto, ma le peli? No, le mangio. Ah, le mangio, ok. Scusa, ma questi consigli che ti stanno dando queste donne? Sta puntando tutto. Ecco, appunta Andrea. Poesia. Per una poesia. Un momento di grande cultura questo. Sì, credo anch'io. La prossima puntata di Buglie Pupe è poesia erotica. Laura, ma io mi aspettavo che arrivasse una poesia erotica questa sera da te, invece niente. Abbi pazienza, arriverà. Adesso è ancora nonna, poi... Ah, ok, E poi si ringiovanirà col tempo. Esatto. Benjamin Button fa il contrario. Esatto, come Benjamin Button. È vero. Ascolta, io adesso li lascio perché Andrea voleva rimanere solo con le nostre tre pupe. Possibilmente senza telecamera. Senza telecamera, quindi Matteo vattene, Occhio Pavese, andatevene. Tutti. Salutiamo e li lasciamo da soli. Ciao.